Cari amici, sono appena tornata dal lavoro. Sono le 19:48, sto guardando sul mio cellulare e davanti alla porta ho trovato un pacchettino. Guardate. Ve lo faccio vedere. Allora, io non so, io sono felicissima perché praticamente quasi tutti i giorni trovo qualcosa di misterioso sulla porta. Allora, qui c'è una letterina che aprirò dopo in privato. Qui c'è un pacchettino rosso che dice modello delle calze completo da YouTube sul canale di Lucia per te. Quindi qui è una cosa gomitolosa che ha a che fare con la mia mania per imparare a fare i calzini ai ferri. Bene, poi ci sono altre due scatoline, questa qui, e ce n'è una molto carina con un campanellino e un pompon. Guardate che bella. E qui c'è scritto l'erboristeria, quindi questo è un pacchettino che viene da un negozio. E da quello che ho potuto capire sulla scatola, questi pacchettini mi arrivano dai carissimi Dario e Laura, che mi seguono sempre e che hanno ricevuto i miei marca punti. Quindi grazie mille. Non potete capire cosa voglia dire per una persona tutta infreddolita che torna a casa dopo 8 ore di lavoro, di noiosissimo e barboso lavoro, e trova sulla porta un pacchetto contenente tutti questi pacchettini colorati. È una cosa che ti mette una felicità, che non è piccola. Una piccola grande felicità indescrivibile, quindi io vi ringrazio tantissimo e adesso aprirò i pacchettini. Leggendo questo libro, Inseguendo l'amore di Nancy Mitford, con questo bel ritratto di Giovanni Boldini, pittore ferrarese. In copertina, guardate che bella questa ragazza. Questo libro, guarda, è tenuto benissimo, è nuovo praticamente. L'ho trovato in un punto di scambio di libri che hanno creato alcuni ragazzi qui vicino a me nel mio quartiere. Hanno messo una cassettina coperta fuori in cui ognuno può lasciare dei libri gratuitamente e prenderne altri. Ed è un'iniziativa molto utilizzata perché ci sono sempre libri nuovi e anch'io ho portato alcuni dei miei libri che ho deciso di non tenere perché non mi interessano più e il giorno dopo erano già spariti tutti. Io ho trovato questo e devo dire che è molto carino. È un libro autobiografico della scrittrice in cui ci offre, qui dice, un ritratto irriverente dei vizi e delle virtù della nobiltà inglese della prima metà del XX secolo. Nei ricordi di Fanny ormai adulta spicca la bella cugina Linda, passionale e sventata, è proprio lei a inseguire l'amore, il titolo. Che troverà infine dopo un noioso matrimonio con un ricchissimo banchiere e la fallimentare relazione con un intellettuale comunista, fra le braccia di un estroso e disincantato duca francese. La seconda guerra mondiale, con i suoi lutti e i suoi orrori, dissolverà ogni illusione e frivolezza. Ma per Fanny la consapevolezza della scomparsa di quel mondo non appannerà mai l'amorevole ironia e con cui le stravaganze dei Radlett, che erano i suoi zii, i suoi cugini, meritano di essere raccontate. Praticamente questa è una ragazzina che
viene ospitata per le vacanze tutti gli anni dai suoi zii in una bellissima residenza di campagna e racconta tutte le avventure, i caratteri, gli aspetti caratteriali di questi suoi zii e dei suoi cugini e in particolare della sua cugina Linda, preferita, che era la sua coetanea, una ragazzina anche lei. Ed è veramente molto carino, molto ironico, ci sono dei dialoghi divertenti e insomma adesso vedremo come andrà a finire. Io intanto mi faccio la mia colazione. Thank you.